progetto di Paratissima e Fondazione Paideia di quest'anno è un'evoluzione rispetto all'anno passato. Quindi l'obiettivo è sempre lo stesso, coinvolgere i bambini con l'arte contemporanea, farli lavorare con degli artisti, ma a differenza dell'anno scorso l'idea è di avere questi bambini e questi artisti non sparsi per la città ma in un unico spazio, quindi regalare a questi bambini un weekend che abbiamo chiamato weekend stellare, in cui artisti, bambini e famiglie e staff di Paratissima e di Paideia possono lavorare insieme per 2 giorni consecutivi. Sì, quello che mi piacerebbe che si portassero dietro da questa esperienza è sicuramente il piacere fisico e manuale dell'approccio con i materiali, della scultura. È stato quello di creare e inventare delle nuove costellazioni. Quindi partendo dalle passioni o dagli interessi di ogni bambino, abbiamo scelto dei soggetti, per esempio i dinosauri, il cane di una bambina a cui è affezionato, un personaggio dei cartoni animati, così, e da questi soggetti abbiamo creato delle vere e proprie costellazioni. Beh, spero che per questi bambini sia stata un'esperienza positiva e è stato bellissimo avvicinarli a questa passione della scultura e ad esempio realizzare un'idea che diventa concretamente un'opera. È stato divertente vedere la fantasia dei bambini che si concretizza in questi materiali. La cosa bella di questo rapporto che si è creato è stato quello di trasmettere a loro degli strumenti, dei materiali e poi però lasciarli liberi di spaziare con la loro fantasia utilizzando quello che avevano a disposizione. Le risposte dei bambini sono state spettacolari perché ognuno ha messo veramente del suo prendendo i primi input per lavorare con i materiali, da lì in poi sono partiti. Io non ho insegnato nulla, allora. Intervenivo solo sul colore, a separare il colore, perché la forma è una separazione di qualcosa tutto inglobato, tutto mischiato. Allora la forma nasce dalla separazione di qualcosa. Io ho insegnato loro e loro hanno insegnato me nello stesso tempo dell'ascolto. Era importante ascoltarsi e guardarsi. Sicuramente mi ha insegnato la bellezza della vita, di guardare i genitori attenti, di guardare loro i genitori attenti mi ha colpito molto, l'attenzione, lo sguardo. E da volte noi ce ne dimentichiamo nella vita, abbiamo tutto per scontato. We'll be right back.
Direi che un grande applauso va a loro.